Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. E in questo nuovissimo video andiamo a vedere la seconda serie di minerali veramente affascinanti di questo youtuber, appunto. Ed è un video che veramente vale la pena di guardare e di spolliciare. Prima di iniziare con il video, però, due info. La prima info è forse quella più importante. Voglio leggere alcune norme del codice civile, del codice penale, insomma, dedicati a coloro che vogliono farmi chiudere il canale. Ve ne leggo giusto 4, che sono giusto questo caso. Articolo 612 del codice penale, la minaccia, come loro hanno fatto. Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito a querela della persona offesa con la multa fino a 1032 euro. Se la minaccia è grave o fatta uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio. Ancora, articolo 640, la frode informatica, ovvero l'hackeraggio che questi qui hanno fatto nei confronti di un mio iscritto facendolo disiscrivere dal mio canale. Dice questo articolo: chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 51 a euro 1032. La pena è della reclusione da 1 a 5 anni, della multa da euro 309 a euro 1549, se ricorre a una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante. Ancora un'altra norma che vi vado a leggere: chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a 516 euro. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica o con scritti o disegni diretti alla persona offesa. La pena è dalla reclusione fino a un anno o della multa fino a 1032 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone. Quindi proprio per voi che volete farmi chiudere il canale. Vi leggo l'ultima. Chiunque, fuori dai casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a 2 anni, ovvero della multa fino a euro 2065. Se l'offesa è recata con mezzo di stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero un atto pubblico, la pena è della reclusione da 6 mesi a 3 anni o della multa non inferiore ad euro 516. Se l'offesa è recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario o da una sua rappresentanza o da un'autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate. Quindi questo è l'ultimo messaggio che vi do, perché sappiate bene che cosa vi aspetta se continuate in questo modo. Ve le riporterò anche nella descrizione di questo video e anche come commento sempre di questo video, ancora una volta, tutte e 4. E detto questo, andiamo alla seconda news, cioè che dal prossimo video, per qualche video, vedrete all'inizio come intro speciale delle clip che ho registrato in giro per Bruxelles. Sono delle clip in cui piano piano vi mostro le cose belle di Bruxelles, ovviamente di un minuto e mezzo, 2 minuti al massimo come intro speciale. Poi ci sarà la intro normale del video e il video sui minerali, e il prossimo video parlerà ancora una volta dei minerali più belli che si possono trovare. Quindi sempre di questo video, di questo youtuber, di questa serie, mi raccomando, vi lascio il link in descrizione, andate a vedere questo youtuber, questi suoi video fenomenali. E detto questo, andiamo a vedere questo secondo video. Thanks. Okay, it's the crystal and its shape. You have inclusions but you don't have horrible fracturing. And yet beautiful blue color. And then it has matrix.
So the whole combination of this is quite unique. I've never seen anything like this in my life, and I've seen a lot of burls. Wow. So I consider this a very, very powerful specimen. Even though it is in water clear and all that, it's cracked, then rehealed back together. And it might have been a fissure type of thing where you had several cracks and then it all cemented naturally. And there you have it. So it looks like the thing is literally, you bent the thing. This is a fantastic thing for other reasons. It's large and bent. You usually see these in much smaller pieces. Number two, you have lovely blue color to this piece. And terminated, and terminated. So there's malachite just all over the outer perimeter of the specimen. It's a very unusual. Very thing. Unusual. Yeah. Beautiful color. Gorgeous, very beautiful. Gorgeous color. Thing. And we got this from the Congo, from a person who belongs to that part of the world. Okay. I mean, any more direct, he would have to dig it out of the ground himself. I see. Well, that's a wonderful thing. People have seen brochantite by itself, yeah, or sure. Malachite by itself, yeah. But seldom a combination of brochantite by themselves. But to see a real translucent fluorite and at least two colors, if not three colors in it, so it's, you can call it multicolor, very, very unusually large. The finest one of this type That's I've ever right. seen. The finest one we've ever seen. You'll see them in the other greenish and pinkish and all that with the white all bite at the base. And I can't say I've seen a large one this big with decent translucency. I've seen them large, opaquish right. more. But right. to get them with the all bite like that, wonderful thing. Beautiful luster. The luster's fabulous, yeah. Absolute combinations of other minerals mixed with they're actually common. This is like a unique thing because you got a quartz crystal here, you got feldspar here, but on top of that, an amethyst terminated crystal. I looked at this very clearly, it is intact. If somebody made this thing, basically, kind it speaks for it's itself. 2.65 kg. Wow. It's 2,650 grams. Ah, but that's you amazing. Can see all the patina, you know, all the dark edges and where it shines. But let Dave have a feel for it. It's wires and crystal. Yes, it is. Usually it has fluorite crystals, pink and multicolored fluorite crystals on one end. And pink apatite, if you can see through the mirror. Oh, yes. Right at the back, large pink apatite crystals. Okay. And where you see the separation in the center, it's not broken in the mine where it separated millions of years ago. Yeah, explain why it isn't broken. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre, lasciate un bel pollicione in su, commentate e iscrivetevi al canale. Condividete questo video e anche il link del canale su tutti i social con chi volete. Seguitemi sulla mia pagina Facebook. Come sempre, ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video.